crescere nell'ambiente elettronico moderno è una cosa molto complessa. Una delle caratteristiche di questo ambiente elettronico è che la gente divengono profondamente coinvolti l'uno con l'altro e che perdono il loro senso di identità privata. E questo è anche vero, è un'altra predizione che è un'idea fondamentale che si rivela adesso. Ci sono tanti ragazzi oggi che mettono la loro identità sulla rete e non più dentro la realtà, dentro il loro essere, che si fanno conoscere su Facebook, MySpace, altrove, che la loro educazione è più importante che quella loro idea che hanno di se stesso, che l'idea che hanno di se stesso è quello che viene la loro educazione. A questo che mi sembra veramente una predizione importante. In caso di Ted Nelson è qui che ha creato la parola hypertext, e la parola hypertext è importante per capire che succede con il text, con il mondo della nostra testualità. Noi siamo, direi, praticamente contemporanei e possiamo dire che siamo tutti educati sul rapporto con il testo. Il rapporto con il testo è un rapporto privato, un rapporto con la lettura che è integrata dentro di noi. Quando prendo un testo, metto la cosa che la metto dentro di me, faccio silenzio, il linguaggio, e posso anche molto bene controllare il linguaggio a questo modo. Il controllo del linguaggio è il controllo dell'idea, è la possibilità di avere l'idea. Questo potere del controllo del linguaggio è un potere fondamentale, infatti, che siamo aperti, vale la pena di vedere come e perché. Perché il fatto è che adesso il linguaggio non viene più su un testo fisso, ma viene su questo schermo e sempre condividibile. Tu sei adesso a condividere il tuo potere di espressione su un schermo con un sistema molto molto forte che può prendere anche alcune decisioni per te e che ti organizza il pensiero in modo assolutamente specifico che corrisponde al software. Vuol dire una condizione di intelligenza che è molto diversa dalle condizioni di intelligenza di quello che sta leggendo un libro fisso. Già per questo l'idea di hypertext allora diviene pertinente, perché invece di avere un testo lineare da fronte di te, tu hai un testo globale che è una memoria totale di che tu hai un accesso, come tu hai all'accesso alle tue proprie idee. Penso di Eric Havrock, uno della scuola di Toronto, che diceva, infatti, la cosa bella che è successo con l'invenzione della scrittura era la possibilità di liberare la testa della gente per pensare invece che solo ricordare. Vuol dire un cambiamento dell'uso della mente. E su di questo io mi sono messo a lavorare sull'intelligenza collettiva per dire esattamente questo. Quando Montaigne diceva vale meglio una testa ben fatta che una testa ben piena, che era il rapporto tra l'educazione medievale verso l'educazione rinascimentale, l'idea che fai conoscere il modo di conoscere, di conoscere le cose, questo era un cambiamento. Oggi che possiamo dire per sperare più di idee che cambiano il mondo sarebbe di mettere insieme più gente praticamente vuote o incapaci di fare ricerca.